L'UDC calabrese scende in campo alla vigilia della prima riunione della Camera per sostenere il parlamentare uscente Roberto Occhiuto. Tutto dipende infatti dalla scelta che farà il segretario nazionale Lorenzo Cesa, eletto sia in Calabria che in Puglia. Sembrava tutto fatto a favore di Occhiuto con la scelta di Cesa, cioè di optare per la Puglia, ma ora l'UDC calabrese non intende correre i rischi e con una lettera allo stesso Cesa, a Casini e a Buttiglione, entra nel merito della vicenda. Le ultime elezioni politiche, pur nelle difficoltà riscontrate dal partito su tutto il territorio nazionale, hanno dimostrato, scrivono i rappresentanti del partito in Calabria, il forte radicamento dell'UDC calabrese che ha ottenuto una percentuale tra le più alte in Italia. Il risultato raggiunto è frutto del clima di equilibrio che è stato faticosamente costruito negli ultimi anni all'interno del nostro partito regionale. Per tali ragioni vi invitiamo a considerare nella scelta relativa alle opzioni tra le regioni da premiare l'unico criterio oggettivo che è quello stabilito nell'ultimo Consiglio nazionale prima delle elezioni, quando si decise che avrebbero conservato il seggio parlamentare le regioni nelle quali ci sarebbe stata la percentuale più alta. Ai territori la possibilità di creare nuovi posti di lavoro nei sistemi locali produttivi e dare stabilità ai giovani in cerca di opportunità professionali. A segnare la strada questa volta è la Calabria, dove la regione ha avviato una sperimentazione finora unica in Italia. Si chiamano piani locali di lavoro e attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, un totale di 14 milioni provenienti da Por Calabria FSE 2007-2013, mirano all'inserimento e all'incremento occupazionale, apprendistato e dote occupazionale per i giovani calabresi, incentivi alle imprese per l'assunzione di nuove unità lavorative, all'autolavoro e all'erogazione di voucher. Il bando è rivolto a enti locali, associazioni di categorie, sindacati, associazioni territoriali, università, rappresentanti del privato sociale, centri di ricerca pubblici, portatori di interessi diffusi, ossia tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad aderire al partenariato di progetto. Per guidare e indirizzare la compilazione del bando, la scadenza dell'avviso pubblico è stata prorogata al 15 di aprile. Il Dipartimento 10 ha organizzato per mercoledì 20 marzo nel centro agroalimentare di Lamezia Terme una giornata laboratoriale in cui i partenariati già consolidati e quelli in fase di costituzione simuleranno il processo di definizione del piano di lavoro. Ancora una volta i sindaci della provincia di Catanzaro si ritrovano a manifestare presso l'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti in Calabria. Infatti circa 20 amministratori comunali del comprensorio catanzarese, con in testa il sindaco del capoluogo Sergio Abramo, hanno incontrato il commissario per l'emergenza ambientale Vincenzo Speranza. I sindaci hanno appena lasciato l'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti e hanno deciso di prendere un caffè. Sindaco Abramo, un po' il clima si è rasserenato evidentemente. Per niente, perché staremo alle spalle di questa vicenda, a fianco di questa vicenda, e vogliamo che venga rispettata l'ordinanza e vogliamo la priorità come provincia di Catanzaro, perché l'abbiamo detto più volte, siamo stanchi di essere la pattumiera della Calabria. Le altre province ancora non decidono, prevalentemente quella di Cosenza, Vibo neanche c'è una discarica, non decidono, e noi vogliamo quantomeno avere la priorità. Se non ci daranno questa priorità, noi andremo alla Procura della Repubblica se non verrà rispettata, e quindi poi chi ci andrà di sotto non lo so. Per contro, il commissario per l'emergenza rifiuti in Calabria Vincenzo Speranza, dopo aver informato che si è in attesa del decreto del governo centrale con il quale la delega sui rifiuti passa alla regione, ha spiegato la vicenda nei diversi punti, a partire dalle inadempienze di alcuni comuni nel pagamento della tariffa sui rifiuti. Loro parlano di un diritto alla priorità, dovrebbero avere la priorità nel conferimento dei rifiuti tra Pianopoli e Alli. Ma perché si trovano, loro pretendono questo perché si trovano sul proprio territorio. Però io sono, diciamo, commissario per risolvere le criticità dell'intera regione. Io mi rendo conto delle difficoltà che incontro i comuni del Catanzarese per cercare di togliere di mezzo, tant'è che la situazione stava per tornare alla normalità quando siamo riusciti a mandare fuori regione circa queste 10.000 tonnellate. La situazione è ripresa, quindi non è tutto sostanzialmente negativo. Se i comuni pagano e quindi non riusciamo a mantenere questo discorso per fuori regione, nel giro di non molti giorni la situazione potrebbe tornare alla normalità, in attesa che finiscono i lavori per l'ampliamento di Pianopoli. Quindi è una problematica che riguarderà l'esame che prenderà l'assessorato, perché per quanto mi riguarda sono semplicemente in attesa
che il governo pubblichi sulla Gazzetta la chiusura definitiva dell'ufficio e dentro 10 giorni passare le consegne all'assessorato ambiente.